Allora, noi abbiamo qui Galgalta, la linea lunga. Alla Roche, la testa fino al Tabur, che è l'ombelico, la purificazione, la discesa al Chazé, al petto. In questo Chazé noi abbiamo il Roche di Av fino al Pe di Galgalta, la bocca di Galgalta, e l'Av si espande, si purifica anche. Scende fino al Chazé suo e il Parzuf di Sagna esce. Si espande anche questo, si purifica. La Reshimo di Galgalta, l'impressione, faremo così. Questo è il Rosh del Galgalta, Daled. Daled, il Rosh del Ave, Daled Gimel, Rosh del Sag, Gimel Bet. Fino a qui è chiaro? Se no, chiedete rapidamente delle domande. È chiaro? Bene. Adesso, cosa succede a noi nel sacco? Abbiamo Gimel Bet. Cos'è Gimel? Reshimo di investimenti quali? Chokhmah, della Chokhmah. Chokhmah. Cos'è questo Bet? Chassadim. Questo è chiaro? Su ogni cosa chiedete. Ho la Gimel Bet. Abbiamo dell'espansione, i gusti, tamim di sag. Abbiamo Gimel Bet, tamim del sag. Del tamim del sag, adesso è un rosso. Questo è Gimel Bet. Quando si purifica il sag, noi abbiamo soltanto Bet, Bet. Gimel scompare lì nel Tabur, nell'ombelico. E allora quando lui arriva al pe della Roche, la bocca della Roche, c'è nesso la Reshimo, le impressioni di Bet Aleph. Sì. E tutti questi parzufim al plurale, tutti questi, è meglio forse, dice il Rav. E quale parzufim all'alo? Tutti questi parzufim. E mi ordim le mata. Scendono giù. Roim? Vedete? Questi parzufim durante la purificazione di Tamim di Sag dal Tabur alla bocca al Pe. Tutti aprire gli occhi e guardare qui. Tutti questi parzufim sono alla fine. Quanto parzufim ci sono? Quattro. Questo uno non c'è divug di contraccolpo, non importa, sono quattro. Ho scritto qui cinque per un'importanza. Sono tutti qui in purificazione dello schermo e tutti possono scendere al di sotto dell'ombelico del Tabur. Per quale ragione? Perché questa è luce dei Chassadim, non c'hanno la luce dei Chokhmah. E tutti sono definiti punti di Sag, Nekudot di Sag. Non è un unico Parzuf. Sono cinque Parzufi, più di cinque. Ognuno di loro nel cammino fa vari. Però alla fine sono i punti di Sag questi. Questi punti di Sag questi sono, influenzano, scusate, o danno sul Nei di Galgalta, li fanno elevare
Nidgal Galta, li danno indietro, li ridonano indietro la loro oviut, spessore, quello che ci qui loro versano chassadim, danno chassadim, bet, e ricevono spessore, e questo danno è lo spessore del Daled, però, l'impressione del Daled, lo spessore Daled. Noi li scriviamo così con lettera capitale, perché è generale la Daled. Varie volte anteriore hai detto che lo Viut e solo il Hasidim che si elevano su, che la freccia si capovolge in Galgalta. Così importa che stengono scendo alla destra, la linea destra che scende il Daled Daled, qui c'è Hasidim, Hasidim, c'è tutto che la lettera è cambiata di Hasadim e no Viut, spessore Dalet, anche spessore Dalet, lo Viut non si purifica, lo spessore a Viut rimane, il fatto che la Galgalta funziona lì al di sopra dell'ombelico per la dazione, con lo suo spessore Dalet, al di sotto il tabù non può lavorare, per lo spessore rimane, non è, il fatto che non riceve, non è capace di, non posso, ricevo proprio perché a causa che c'è questo spessore Dalet, o Viut Dalet. Svelto, io ricordo questa cosa che ho detto, che la freccia va su e anche Hasadim non vuole ricevere, ovvio che non vuole ricevere, per questo c'è Hasadim in lui. Adesso tu gli chiedi questo ovvio spessore Daled, proprio Daled si trova lì, per questo non può ricevere, è ovvio. Ancora sì, avanti, tutti capiscono, tu come sempre però ha un numero limitato di domande. Gimel Bet al di sopra, dove scompare il Gimel? Dove va? Per quale ragione scompare? Come scompare il Gimel? Una domanda giusta. Nei Teamim de Sag. Cosa sono i Teamim de Sag? Sono questo rosso qui, questa freccia rossa giù, che scende. Nei Teamim de Sag noi abbiamo Gimel di vestimento e Bet di spessore di Oviut, fa qui dei parzufim che sono definiti Teamim, Shole, Share, Bet, Gimel, Daled, ha realizzato tutto dal Pe de Sag fino alla sua fine, ha completato quello che poteva, tutto, ha finito questo. Inizia la luce circondante, Makif, ricevi di più, non puoi, allora dai di più e riceverai, non posso. E si purifica a causa di questo, leva la luce. Perché stai allo stesso posto, fermo, non arriva allo scopo della creazione. E per questo si annulla, e tutti si annullano verso questo ovviamente. Però allora lui inizia, a purificarsi. Quando lo inizia soltanto a purificarsi nel tabore, l'ombelico fa qui proprio a questo punto di contatto del tabur, lui decide di purificarsi, già il gimel di investimento scompare, che lui inizia a purificarsi della condizione anteriore, e il gimel di investimento era come investimento, lo accompagnava del Parzuf Av, non apparteneva veramente a Sag, per dire, e allora rimane soltanto il Bet con il Bet, Bet di vestimento e Bet di spessore, che Bet rimane, però tutti questi Parzufim al plurale sono il Parzufim di Daled, Gimel, Bet, Alef, ce la dice, Deco, Shel, scusate, di Bet, di Bet di spessore, di spessore, fino che arriva a Aleph di spessore di Oviut.
Quindi ti identico di fa. Dove si può dire questo Reshimo? Reshimo quello che funziona, l'impressione, dare di Galgalt, dare Gimel Bet, Teamim del Saga, Bet sono i punti di Saga, sono tutte impressioni, sono tutti Reshimo. Noi parliamo soltanto su Reshimo, senza Reshimo cosa hai? Hai luce astratta allora. E basta. E cosa c'entra questa luce? Reshimo, le impressioni. Luce opera su di questi, liste di impressione. E tu contento di aver operato attraverso le Reshimo. Attraverso le Reshimo, attraverso le liste di impressioni. Allora, chi sei? Tu sei soltanto del Reshimo che si sveglia continuamente. Questa è la tua esistenza. Reshimo sono dei dati. C'è una informazione secondo come funziona il computer. Reshimo delle liste, tu inserisci dentro l'elettricità, quello inizia a elaborare questi dati, proprio Reshimo del programma, dei dati stessi. Allora tu inizi a lavorare con questi computer. Tutto nella nostra vita, cose, il DNA, tutto quello che esiste, tutto sono Reshimo, impressioni, liste di impressioni. E la luce, una forza che sviluppa questi Reshimo. E non c'è nulla oltre a questo, e fra questa Reshimo e la luce ti trovi tu.